adesso. Thank you.
In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Thank you.
alla luce dello Spirito e partecipi della tua salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Splendente di bellezza.
Da lei, Vergine Purissima, doveva nascere il figlio, agnello innocente che toglie le nostre colpe, e tu, sopra ogni altra creatura, la predestinavi per il tuo popolo, avvocata di grazia e modello di santità. E noi, uniti ai cuori degli angeli, proclamiamo su tanti la tua lode. Thank you.
hai preservato la Beata Vergine Maria nella sua immacolata concezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per la benedizione e ad ogni invocazione rispondete Amen. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine Maria ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio ti protegga sempre per l'intercessione di Maria, Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la solennità della Immacolata Concezione, della Beata Sempre Vergine Maria, concede il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore e la Vergine Maria con la vostra vita, andate in pace. Strade della nostra città di Molfetta. Prego tutti quanti noi di partecipare non solo ai bordi, ma di fare un tratto, sarebbe bello, tutta la processione, in segno di amore e di devozione nei confronti di Maria, che è la nostra mamma, la madre del cielo, la madre del Gesù, noi, la madre della Chiesa. Ovviamente in processione andremo pregando, cantando, non si parla, si esce dalla processione, si portano amici vicino, amici di altre confraternite che devono dare fastidio, e ognuno deve pregare, pensare alla Madonna, e mi raccomando, senza occhiali da sole, senza come la mastica.